Ciao amici di Napolità, facciamo un po' di chiarezza, vediamo un po' quello che sta succedendo, ultime notizie di mercato, ultime notizie su Osimhen, ultime notizie sui fondi arabi, vediamo un po' quello che sta succedendo, il mercato che in Italia, il supermercato Italia si è appena aperto con la nuova stagione, si può spendere tranquillamente in Italia la mano dell'Arabia e anche della Premier League. Iniziamo, iniziamo. Allora, partiamo subito da quello che è successo in casa Napoli, la cosa che ci interessa di più. Parliamo di Gollini, perché c'è un sondaggio su Gollini, sul portiere Vicemeret, che ha dato una buonissima impressione durante quest'ultima stagione. Il Napoli sta cercando di capire quali sono i prezzi, quale potrebbe essere la cifra adeguata per trattenere Gollini come secondo dietro a Meret, perché noi portiamo sempre Meret come portiere titolare. Dobbiamo capire se può tornare l'idea Contini, perché Contini poi ha fatto un buono step di crescita da quando poi è andato via dal Napoli, è andato in prestito, ha dato abbastanza sicurezza e anche lì c'è un probabile sondaggio. Dobbiamo capire un po' quale sarà la scelta della società. Ovviamente ora la palla passa a Garcia, perché è lui che deve decidere, ecco, quale sarà il portiere che vuole come secondo, come dietro Meret, o addirittura può scegliere di voler trattenere Collini per provarlo anche da titolare. Questi sono punti interrogativi enormi, che sono domande che non possiamo dare risposta per ora, non possiamo trovare risposta, che dobbiamo percepire quella che sarà la sensazione di Rudy Garcia. Altro nodo da capire, ovviamente, oltre a quello di Zielinski, no? Dobbiamo capire quale sarà l'idea anche lì della società. Vediamo l'entourage, vediamo il calciatore che è convintissimo, lo sta dicendo a chiunque, quando ha la possibilità fa capire che vuole restare a Napoli, però anche lì c'è da andare a vedere la cifra del rinnovo, che sarà sicuramente a ribasso rispetto a quello che percepisce ora il calciatore, e vediamo poi quale sarà l'ultima parola anche lì del mister. Parliamo anche di Irving Lozano, perché Irving Lozano sembra in orbita Premier League. C'è forse il West Ham che vuole prendere il calciatore, West Ham che sta forse per liberare Declan Rice, capitano della squadra, quindi potrà cercare di fare qualche colpo di mercato importante per tenere un po' calmi anche i tifosi. Ma c'è anche una sirena, come si dice nel mercato, le sirene, queste sono parole adatte al mercato, che bene, viene dalla Francia. Olympique Lione potrebbe essere una squadra interessata al messicano, ma è tutto così e non si sa ancora niente, dobbiamo aspettare. E io voglio vedere proprio negli occhi, nella luce di Garcia, quali saranno i calciatori scelti dal mister, quali sono quelli che lui vorrà sotto alla sua ala protettiva, e quale ritiene fondamentali o importanti per il progetto Nuovo Napoli. La cosa che dobbiamo poi andare però a sottolineare è quella di Victor Osimhen. Parleremo spesso di Victor Osimhen, speriamo di trattenerlo, perché è un calciatore che sposta. Sappiamo che Osimhen è un calciatore che, se ce l'ha in squadra, ti può portare tantissime soluzioni. È un giocatore che ti fa benissimo la fase di recupero palla, la fase di aggressione, la fase di pressing. Ecco, andiamo sempre a dire le stesse cose, ma è un giocatore per me totale. Dobbiamo capire quali potrebbero essere i club pronti a prendere Victor, perché si parla di cifre esorbitanti. La richiesta di Aurelio De Laurentiis è immensa, si parla addirittura dai 150 ai 180. È come dichiarare il giocatore incedibile, però non proprio incredibile. Poi lì sono cifre che si usano soprattutto quando vuoi far salire il prezzo di un calciatore. Poi probabilmente il Napoli decide di toglierlo a più poco, o magari si mantiene dai 120-130. Questa poi è una decisione che prenderà Aurelio De Laurentiis, però lui fa capire che inizia a traballare solo da cifre esorbitanti a salire. Questa è la cosa che dobbiamo capire, la cosa importante. E poi vi dico la verità: i club che possono prenderlo, il Bayern Monaco è una proprietà che potrebbe muovere quelle cifre, però di solito non le ha mai mosse. È difficile che va a spendere tantissimi soldi, soprattutto per un attaccante o soprattutto per un calciatore ancora giovane. E però, notizia proprio dell'ultimo minuto quasi, sembra addirittura che Real Madrid
in questi giorni, a breve, ufficializzerà l'acquisto di Mbappé. Questa cosa ovviamente potrebbe spostare un po' tutto, perché poi lì arrivano i soldi dal Madrid, arrivano al PSG a Parigi, e lì poi magari si va a fare una trattativa un po' più concreta, e lì il Napoli può vacillare, può perdere un po' l'equilibrio e quindi pensare di mandar via il nigeriano. Il nigeriano e il suo entourage, che si incontreranno nella giornata di domani o di dopodomani con Arello della Rentis, per capire soprattutto la cifra eventuale del rinnovo, la durata, ma soprattutto io credo un'eventuale clausola da inserire in questo ragionamento, perché il passaggio fondamentale è la clausola. Andiamo poi a toccare l'ultimo punto, che è un punto per me importante, no? Questo supermercato Italia, ma io più che supermercato Italia direi questa invasione degli arabi, dell'Arabia nel mercato europeo dei calciatori. Si sta ancora andando a prendere un determinato target di calciatori, si parla ancora dei 32enni, 33enni, forse c'è qualche giocatore un po' più giovane. Potrebbe essere, per esempio, non lo so, Ziyech, che poi non è manco giovanissimo. Quindi ancora si pensa a un'Arabia come seconda Cina. Non è che si sta andando ancora forti su giocatori importanti, perché lì è un mercato che può mantenere. Se l'Arabia decide di comprarsi tutti i top calciatori europei, lo fa semplicemente perché lì sono soldi veri. Non è come la Cina, che poi era tutta un'invenzione, il governo ti blocca e non ti fa più acquistare. In Arabia lì c'hanno i soldi veri, i soldi del petrolio che possono utilizzare quanto vogliono. Quindi ancora una sirena così e così, messa solo come lampeggiante senza il suono, e vedremo cosa andrà a finire. Quasi certo l'approdo di Koulibaly in Arabia, insieme a lui Mendy, quindi tanti giocatori del Chelsea. E questa cosa io la chiedo anche a voi, perché nei commenti potete scrivervi cosa ne pensate di queste operazioni verso l'Arabia. Voglio sapere proprio il vostro pensiero, e soprattutto vi invito a mettere un like al video, cosa importantissima, e di iscrivervi al canale, che è una cosa fondamentale, perché se non siete iscritti siete completamente pazzi. Ultimo passaggio che mi va di fare è quello su Tonali, perché si sta parlando un po' troppo spesso di catastrofe Napoli, il Napoli si sta indebolendo. Ovviamente è una narrativa che si porta avanti sempre, no? Un po' per screditare il lavoro di una squadra che, parliamoci chiaro, fa paura, una squadra che negli ultimi anni ha messo un punto esclamativo sulla gestione proprio del club, e si parla un po' per cercare di rendere il clima nocivo. Però c'è qualcuno che fa una similitudine, per esempio, con l'operazione Tonali alle operazioni del Napoli. Ma io però voglio ricordare che Tonali ha 23 anni. Tonali è un calciatore che è nel top della sua forma. Il Napoli ha fatto operazioni in uscita di calciatori che andavano verso un'età, no? Parliamo di Koulibaly avanti con l'età, Mertens Insigne la stessa cosa, Goulam, che oltre ad avere un'età importante aveva un problema fisico, Spina la stessa cosa. Quindi lì è un cambio ciclo. Tonali al Milan si toglie il cuore pulsante dopo che sono andati via i dirigenti, Milan, Maldini, scusatemi, e Massara, va via il cuore pulsante lì. Quindi è un'operazione che andrebbe sottolineata come problematica, perché non è che va a togliere Ibra, che finisce la sua carriera e diventa, diciamo, anziano e se ne va. Lì tu vai a togliere il cuore pulsante. E un'altra cosa che però devo dire è che sembra che stia cascando il mondo con l'addio di Giuntoli. Sembra che questo Napoli dopo Giuntoli dovrà finire nel dimenticatoio. Però ecco, tornando all'informazione, nel Milan se ne va Tonali, e probabilmente Tonali non è un problema, ce la vediamo noi, il Milan è forte, potrà migliorare. Però lì non si pensa che sono andati via Maldini e Massara, quindi lì è tutto a posto, lì operazione capolavoro, ho visto qualche giornale aprire così. Invece il Napoli si sfascia tutto, è questo che... Ma non è che non mi piace, perché sapete, no, come la penso, però credo che stiamo parlando proprio di una bassezza unica. Quindi, come dico spesso, alziamo il livello, ma alziamo il livello forse può essere anche una frase un po' troppo, come posso dire, aggressiva. Allora lo dico in questo modo:
non prendeteci in giro, dite le cose come stanno, perché noi il cervello ce l'abbiamo e capiamo che se a Napoli se ne va Giuntoli e per voi c'è catastrofe, credo che dovreste dire la stessa cosa se se ne va Maldini e Massara, dovete parlare di catastrofe. Allora, chi figli e chi figliastri, se una cosa da una parte la dite in un modo e dall'altra dite in un altro modo, credo che sia non proprio correttissimo. Siamo arrivati alla fine di questo video, vi ricordo sempre di seguire tutti i contenuti di Napolità, mettete la campanella così non perdete niente. Un bacio, un abbraccio da Sasà e sempre forza Napoli. Ciao!